Sonia Sarandè, oggi video beauty. Voglio mostrarvi gli ultimi acquisti che ho fatto in campo di appunto make up, prodotti per il corpo, per i capelli, perché ho fatto il mio primo ordine da Maquillalia approfittando dell'spedizione gratis, spendendo solo 10 euro, e quindi mi sono detta ok, non ho mai ordinato da questo sito, cogliamo la palla al balzo e proviamo un po' di prodotti. Ho preso pochissime cose che adesso vi farò vedere. Poi per la prima volta ho provato delle cose della Yves Rocher, poi ci sono altre cose insomma che voglio mostrarvi, quindi direi di iniziare immediatamente. Testiamo random. Ok, allora questo eyeliner in penna della Wet n Wild, che ho già provato, quindi posso volendo anche recensirvelo. Ed è costato 4,12 euro. Graphic Maker, e ha questa punta molto particolare, sembra un evidenziatore come potete vedere, ed è l'eyeliner che sto indossando in questo video. È un bel nero, mi piace moltissimo ed è molto facile la stesura. Io adoro gli eyeliner in penna, il problema è che è difficile trovarne che scrivano bene o che magari non si secchino dopo una sola settimana di utilizzo. Con questo mi ci trovo davvero benissimo perché il tratto è molto facile da fare, anzi avendo questa punta mi viene molto facile fare la linguetta, perché basta che lo appoggio e come un evidenziatore insomma mi crea la linea e poi mi viene facile sistemarla. Quindi da quando ho questo eyeliner riesco finalmente a far sembrare le linee più simili tra loro. Quello che adoro di questa marca, sì, io divento sempre più cinese. La Wet n Wild come marca mi è sempre piaciuta tantissimo, questo dura 6 mesi dall'apertura ed ecco qui, sono contentissima di averlo preso, ve lo mostro anche un attimo nella mano. Ecco qui il tratto, e ovviamente potete decidere se farlo più spesso o più sottile, quindi questo io se lo trovate ve lo consiglio assolutamente, e se conoscete un buon eyeliner in penna da suggerirmi scrivetemelo giù nei commenti, perché io sono innamorata degli eyeliner in penna e ne sono alla disperata ricerca. Vestiamo dalla busta. Ok, questo è un altro eyeliner in penna che ho voluto provare della marca Hian. Io di questa marca ho sentito benissimo parlare degli ombretti, che io però non ho preso. Certo, brava Crizia che non li hai presi e hai preso una ciofega invece. Sì, perché bene, è una vera e propria ciofega questo eyeliner in penna, si chiama così. Questa è la punta che prometteva bene secondo me, ma non mi piace per niente, e adesso vi mostro il perché. Voi lo vedete? E questa linea grigiolina qui, molto molto chiara, devo dire che fa abbastanza schifo, cioè guardate qua. Ora ditemi se questo è un eyeliner in penna decente, io direi assolutissimamente di no. Io l'ho già provato sugli occhi e mi ha fatto letteralmente cagare, posso dirlo. Tra l'altro è costato neanche poco, perché l'ho pagato 3,30 euro per un eyeliner che è assolutissimamente una ciofega. Vabbè, 3,30 euro buttati nel cesso così. Va bene, questo è quello che vi dicevo degli eyeliner in penna. Ecco, è difficile trovarne che siano di davvero buoni e validi. Sempre della Hian ho voluto provare un brush, perché le recensioni di questo erano abbastanza positive. Non l'ho ancora provato, e questo è il numero 08, ce l'ha un nome? Oh. Comunque è satinato come blush ed è costato 1,64 euro, quindi direi pochissimo. Mi piaceva molto questo colore pesca, eccolo qui. Non l'ho ancora provato sul viso, però sembra promettere bene, perché arrivando alla primavera e estate a me piacciono tantissimo i blush color pesca sul viso, quindi l'ho voluto provare. Anche la consistenza è abbastanza setosa, devo dire. Andiamo avanti agli ultimi tre prodotti, non so parlare oggi. Allora, ho preso, non contenta, un'altra cosa della Hian, che bello! Questo lip liner long lasting
212 Nude Pink e una matita per il contorno labbra. Devo dire che mi piaceva tantissimo il colore, che è un nude comunque rosato, questa è la punta. La cosa bella è che qui dietro c'è il temperino. Questo è il colore, devo dire che mi piace tanto. Scrive molto molto bene, quindi secondo me, anche se non l'ho ancora provato sulle labbra, queste matite della Ian promettono abbastanza bene. Finora diciamo che l'unica ciofeca che ho beccato è l'eyeliner. Poi ho preso una cosa della Essence che non riuscivo mai a trovare negli stand, mannaggia la miseria, ed è questo mascara di cui ho sentito parlare benissimo, le Love Extreme Crazy Volume. Non lo apro perché ne ho comprato un altro della Essence, non da tantissimo, e quindi voglio prima utilizzare quello là, ma non vedo l'ora di provare questo. E l'ultima cosa che ho preso è questo, è stato amor folle, e questa tinta labbra della Giordana. Non so se voi già le conoscete, se le avete mai provate, ma vi assicuro che sono fantastiche. Da quando mi è arrivato l'ordine io metto questa tinta tutti i santi giorni e la indosso anche adesso e mi strapiace troppo. È di un colore bellissimo, questa è costata 5 euro ed è il numero 07 tiramisù ed era quella che aveva più recensioni positive tra tutti i colori, e quindi ho detto oh no, devo assolutissimamente prenderla, ed è meravigliosa sia come stesura sia come durata. Pennellino prende un po' troppo prodotto però, quindi bisogna dosarlo. E guardate qua che colore bello, bello, mi piace troppo. E poi sbianca anche i denti. Ha un effetto sbiancante sui denti, li fa sembrare molto più bianchi. E questo non è male. A parte che si asciuga rapidamente, dura un botto, anche mangiando. Perché io le ho provate anche, ovviamente, mangiando delle cose. E devo dire che dura tantissimo, non va subito via. E niente, è molto confortevole, praticamente neanche la sentite addosso. Addosso. Poi ha un odore molto piacevole. È bellissimo l'odore di queste tinte. E praticamente io adesso non vedo l'ora che quelli di Machillalia mettano di nuovo una promozione, così posso comprare altri colori, perché io ho deciso che voglio tutte le tinte labbra della Giordana. Ok, andiamo avanti. Con Machillalia abbiamo finito. Un'altra marca della quale voglio parlarvi è Liv Rocher. Io non avevo mai provato i prodotti di questo brand. Per cominciare ho preso questi 3 prodotti per i capelli. Eccoli qui. C'era una promozione che si prendevano tutti e 3 insieme. Tra l'altro ho ordinato altre cose del Liv Rocher, non vedo l'ora che mi arrivino per provarle. Tra cui c'è un bagno schiuma e un prodotto di styling per i capelli. Allora, ho preso questo shampoo perché ne sentivo sempre parlare benissimo, e questo è quello riparazione all'olio di jojoba, che è adatto a capelli molto secchi o rovinati, quindi ai miei capelli. Cioè, devo dire una cosa di questo shampoo, ossia che ha un odore, ma un odore che è paradisiaco, almeno per me. Cioè, non potete capire, a me l'odore di questo shampoo manda assolutissimamente fuori di testa. Ogni volta che mi faccio lo shampoo, e non lo so, come andare a fare aromaterapia, mi rilasso, mi distendo, è bellissimo. I capelli in effetti restano leggermente profumati, il che mi piace troppo. Questo è il balsamo, ovviamente sempre della stessa linea. Non mi districa tantissimo i nodi, sinceramente, perché io ho i capelli molto molto sottili e tendenti al, oddio, riccio oramai non più, al mosso, quindi mi si ingarbugliano, mi si intrecciano e non mi scioglie tantissimo i nodi, però devo dire che me li nutre abbastanza i capelli, quindi mi piace. Oh, mi stava cadendo. Una cosa che invece non ho ancora provato è la maschera Nutri riparatrice, ovviamente sempre della stessa linea, l'olio di jojoba, perché i miei capelli amano l'olio di jojoba, e quindi è per questo motivo che ho preso questa linea.
E anche questa adatta ai capelli molto secchi e rovinati, e dice che questa maschera nutre intensamente i capelli, che risultano riparati, più resistenti, ritrovano forza, morbidezza. E la cosa bella è che questi prodotti non contengono né siliconi, né coloranti e né parabeni, quindi al bacio. Ok, magari più in là poi vi farò una recensione dettagliata per farvi sapere se mi ci trovo bene oppure no. Andiamo avanti, adesso passiamo al Lidl. Io adoro i prodotti del Lidl, soprattutto quelli della marca CN. Allora, ho preso i miei fidati dischetti che mi piacciono tantissimo e li consumo come se non ci fosse un domani. Poi hanno messo la linea dei trucchi. E io per la modica cifra di 1,70€ ho preso questo bronzer, che è il numero 1, che si chiama, niente, non ha un nome, il numero comunque 01, che è la tonalità medium. È completamente matte, molto setoso, e penso che sia della tonalità adatta per il mio tipo di pelle. Assomiglia tantissimo, non lo so, al blush che ho preso della Kian, però vabbè. E niente, lo voglio provare perché io, essendo di carnagione chiarissima, devo usare un bronzer chiaro, perché altrimenti, non lo so, sembro una canguro. Poi, sempre della Shein, ho preso questi, che sono sempre utilissimi da avere, gli igienizzanti delle mani. Io li metto sempre in borsa e non mi deve mai mancare, perché può sempre tornare utile. Poi questa crema per le mani, perché c'è stato un periodo quando faceva molto molto freddo che avevo le mani secchissime, e questa crema devo dire che non mi dispiace affatto. Un'altra cosa che mi piace molto è questo latte detergente della Cien. Ero curiosa di prendere anche il tonico, ma alla fine non l'ho preso più. Se voi avete già utilizzato il tonico della Cien, scrivetemelo giù se me lo consigliate oppure no, perché ero indecisa se prenderlo, alla fine non l'ho preso. Poi ho voluto provare questo prodotto qui, che è l'olio anticellulite alla betulla. C'è chi ne parla bene, c'è chi dice che non fa un tubo, comunque io l'ho voluto provare lo stesso. So che ovviamente i miracoli non esistono e che non farà passare la cellulite, cioè non la farà sparire così dall'oggi al domani, però è sempre magari un olio che serve a migliorare l'elasticità della pelle, quindi mi sono detto ok, dai, proviamolo. Si deve massaggiare 2 volte al giorno sulla pelle umida con movimenti circolari. Non l'ho ancora provato. Penso che a breve inizierò a provarlo, contiene anche 10 tra l'altro, e boh, vedrò. Se voi già lo conoscete questo prodotto qui, l'avete già provato, fatemi sapere cosa ne pensate. E adesso vi faccio vedere gli ultimi due prodotti. Allora, sono questo bagnoschiuma che ho preso all'Auchan, credo, ed è meraviglioso, è della Dove ed è al cocco e gelsomino, e voi non potete capire che profumazione meravigliosa. Mamma mia che è questo bagno schiuma, se amate il cocco e il gelsomino ve ne innamorerete assolutamente. E poi di fantastico questo bagno schiuma ha che lascia la pelle vellutata, morbidissima, leggermente profumata, perché il profumo non resta granché, come tutti i bagnoschiuma d'altronde, ma la pelle è super nutrita, morbida, fantastico. Io quindi sono follemente innamorata di questo bagnoschiuma e ve lo stra consiglio. E l'ultimo prodotto che vi voglio mostrare è questo. No, non è di Tolimoli, l'ho preso all'OVS e lo trovo meraviglioso, e ovviamente è coreano. È una crema mani a forma di panda. Non l'ho ancora aperto sinceramente, perché non lo so, non riesco ad aprirlo. E come profumazione è al cherry blossom, quindi cioè, voi capite che dovevo per forza prenderlo, perché è un panda, è coreano ed è cherry blossom. Poteva non essere mio? Ed eccolo qui, è pucciosissimo. Adesso non vedo l'ora di metterlo sulla mia vanity table. Beh, è impacchettato, non lo spacchetto, perché ho già una crema mani che sto utilizzando, quindi per il momento lo lascerò impacchettato, così almeno so che dura nel tempo. E mamma mia, è troppo carino! Vi consiglio di andare all'OVS perché ce n'erano di diversi, ad esempio c'era anche uno specchietto a forma di gattino.
Poi cosa c'erano? C'erano degli smalti, comunque c'erano diversi set di questi prodotti coreani che la marca si chiama OK. Sono fatti per me e quindi fanno tutti questi prodottini simili ai packaging di Tony Moly che io trovo meravigliosi. E niente, quindi poi io amo i panda, cioè dovevo per forza averlo, per forza. E quindi vi ho mostrato che colore di viso ho, perché sta girando cose che cadono da sole, ma vabbè. Questi quindi erano i prodottini di beauty che ho preso nell'ultimo periodo che volevo mostrarvi. Se avete qualche prodotto da consigliarmi, scrivetemelo giù nei commenti. Spero che questo video vi sia piaciuto, se così pollice in su. Vi ricordo di seguirmi anche sul mio Instagram, se ancora non lo fate, perché lì pubblico tante fotine. E mi piacerebbe che mi seguiste anche su questo social. Io vi mando un enorme besito e ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Bye!